Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa. Credo che i giornalisti, se non vedono neanche un'immagine del Sì, libro, però purtroppo non è rischiano di non inquadrato. rendersi conto. Quindi li aiuterò io con la telecamera, il mio telecomando, a Sì, e mandiamo poi il vedere qualche titolo. immagine, poi magari Mandiamo dopo lo. tutto in chat. Sì. Dicevo pochi istanti fa. Questo libro è veramente un instant book, nel senso che non più di un mese fa ero al telefono con Romina Pierantoni che mi diceva, c'è questo mio amico fotografo molto bravo, dice, ha avuto questa idea di fotografare quello che sta accadendo di straordinario, speriamo che sia assolutamente straordinario. Nel nostro territorio legato al coronavirus, dentro l'ospedale, per poter appunto raccogliere e lasciare un segno, una memoria indelebile di quello che è accaduto. E mi ricordo quando ho chiamato Magnoni, Nadia, per insomma chiedere, dicendo c'è questa idea, disponibilità, e c'è stata subito la disponibilità a permettere, a consentire l'accesso, protetti ovviamente, nel bel mezzo della pandemia, dentro un ospedale. Ma avrei immaginato che un mese dopo fosse già disponibile il libro, quindi fosse già disponibile e trattata la raccolta di immagini, ovviamente di grandissimo impatto visivo, che racconta una storia che sta arrivando in questa fase al suo compimento, ma sono pochissime le persone, mi sembra ieri erano 5 ricoverate in terapia intensiva, abbiamo dei numeri molto molto bassi, dico anche per fortuna, perché ovviamente non ce li auguriamo, e quindi poter avere a disposizione questo materiale già oggi colpisce insomma per la qualità, la velocità con cui è stato realizzato. Per certi versi un po' anche al passo coi tempi, perché veramente siamo capaci nel giro di un mese di non ricordarci più quello che come eravamo messi un mese fa, con considerazioni che rischiano forse anche troppo rapidamente di superare un'esperienza. Secondo aspetto, lo ritengo un grandissimo omaggio a tutte le persone che hanno lavorato dentro le strutture. C'è una foto che comunque farò vedere alla stampa. Anche adesso, che è quella che mi è piaciuta di più, e dicevo, è veramente un omaggio a quelli che hanno lavorato dentro queste strutture, perché l'hanno fatta con grande competenza tecnica, l'hanno fatta con grandissimo impegno e dedizione, ma l'hanno fatto anche con grande umanità. Questa immagine, ad esempio, ecco che potete vedere il paziente sul letto e l'operatore con un tablet che lo mette in contatto con quella che può essere la figlia, la nipote, È la figlia. e la figlia. Pensa, Presidente, che il giorno dopo quella persona lì non c'era più. Quindi mai Quindi è potuto. stato l'ultimo contatto, l'ultimo incontro, l'ultimo saluto con la figlia. E guardate, insomma, la sanità non è solo dare un farmaco, ma anche essere disponibili per questi gesti. E questa immagine rimarrà dentro questo libro, a disposizione ovviamente di tutti, a raccontare una storia per i tanti aspetti che ha dentro, anche dentro il suo semplice ospedale. Quindi voglio ringraziare chi ha ideato, realizzato questo bellissimo intervento, che rimarrà secondo me proprio a memoria di quello che è accaduto, e avanto delle persone che si sono impegnate in maniera straordinaria dentro questa emergenza. Quindi ci è sembrato giusto dare la massima evidenza anche con questa conferenza stampa al lavoro che è stato fatto. Oretta. Ma c'è poco da aggiungere. Io domenica ho conosciuto il fotografo e pensavo che la fotografia è stato quello strumento, si dice,
per cui riesci ad immaginare meglio che in un'opera d'arte quello che può esserci dietro. Sicuramente questo c'è, perché sono immagini forti, ma che non toccano la privacy. C'è una relazione anche con le famiglie che hanno concesso di poter dare quelle immagini. Lo sapete cosa mi colpisce a me? Siccome siamo abituati a vivere il dolore come cosa privata e la morte come cosa privata, per cui una volta morivano i nonni, io mi ricordo che ero piccolina, ero lì intorno e mi si faceva partecipare a questo trapasso, no? Oggi invece via. Ecco, quindi a me sinceramente quello che mi ha colpito, se posso aggiungere perché il Presidente ha già detto molto, è questo, di non rendere privato il dolore, di non rendere privato il trapasso. E quindi in questo libro c'è una squadra che ha operato e che gli è cambiata la vita, l'infermiera che ieri è stata premiata dal Presidente della Repubblica, no? Ecco, con quell'immagine così emblematica. Ecco, c'è una squadra che forse non avevamo valorizzato abbastanza, non lo so, perché poi c'è sempre un momento della vita per cui valorizzi quello che hai, no? Se non ti capita, non c'è. E poi credo, come ha detto il Presidente, che sia un documento, perché noi dimentichiamo. Siamo una società molto veloce che dimentica. E credo che se io avrò dei nipoti, con un libro così posso ricordare quello che ho passato. Dopodiché ringrazio tutti, ringrazio anche Romina, ringrazio anche i medici, ringrazio anche Paolini, perché è sempre molto sensibile a queste cose, quindi immagino che ci abbia messo la volontà. Credo sia una cosa buona di far capire... che tra l'altro, Presidente, se posso aggiungere, noi l'avevamo iniziato per Arquata sto lavoro, poi ce l'hanno interrotto. Non apro sta parentesi. Però noi eravamo andati a Arquata con i giovani e avevamo iniziato questo. Le fotografie con Pier Santi, Umberto, e avevamo iniziato a scrivere. Poi la cosa non era stata considerata, insomma, politicamente rilevante. Peccato, perché la politica deve fare anche queste cose. Grazie. Passiamo la mano. Sì, buongiorno a tutti. Io penso che le cose che sono già state dette hanno centrato l'importanza di questa raccolta di queste foto. Mi permetto di dire che in un momento, in un'epoca virtuale come quella che stiamo vivendo, avere un documento cartaceo che rimane come traccia, come storia, è sicuramente importante. Questo, grazie al fotografo che ha lavorato dietro queste foto, è un omaggio ai pazienti, è un omaggio a tutti i nostri operatori che hanno dato l'anima per poter curare questi pazienti, ma ci sono due cose importanti che mi ha colpito da queste foto, cioè quello che vengono sempre messe in primo piano le mani e gli occhi. Le mani sono lo strumento con la quale i nostri operatori riescono a donarsi e a fare salute per i nostri cittadini. Quindi questo intreccio di mano, questo contatto di mano è veramente quella parte della sanità che noi non riusciamo mai a vedere nei nostri professionisti, ma che è presente. Un'altra cosa sono gli occhi degli operatori, occhi stanchi, ma io ci leggo la gioia di aver donato qualcosa e la gratitudine da parte degli operatori, delle persone che abbiamo curato. Quindi io, come diceva l'assessore prima, è molto importante che rimanga questa traccia, perché noi ci dimentichiamo, quelli che sono gli eroi adesso, domani saranno magari i nostri nemici, li riattaccheremo. In realtà ogni tanto dovremmo sfogliare pagine di questo libro per dire grazie a quello che è stato fatto a tutti e per rispetto nei confronti di chi purtroppo non ce l'ha fatta in un momento così difficile. Io ringrazio veramente tanto il fotografo perché è riuscito a cogliere dei momenti difficili nella nostra realtà, Romina Pierantoni per aver messo a disposizione questa opportunità e chi ha lavorato, la provincia e tutto il resto, perché penso che per i nostri professionisti poter vedere quello che hanno fatto anche attraverso queste foto sia veramente una gratitudine e un ringraziamento anche per il loro lavoro. Grazie a tutti. Presidente? Io sarò velocissimo. E dico solo quanto l'ho visto, gli ho detto a Tonino, il fotografo, che queste foto sono tragicamente belle. C'è un artista dietro il teleobiettivo e ci sono delle persone davanti che
in tutta la loro tragicità del momento. Ci sono delle figure non ben definite che sono i medici e il personale dell'ospedale, infermieri e tutti quanti. E questo, come dicevo, non vorrei scordare neanche quelle che facevano le pulizie, perché c'erano anche queste. E io credo che una testimonianza del genere sia importante, perché, come diceva prima il presidente Ceriscioli, che oltretutto io sono amico e di parte, e gli dico che sei stato bravissimo, Luca, in questa emergenza, e ti faccio i miei complimenti, i complimenti di tutti i sindaci che ti hanno sentito vicino. E, però, come dicevo, c'è stato un periodo in cui tutti noi ci scherzavamo un po', è un po' quelli che erano i prudenti e i faciloni, cioè noi abbiamo conosciuto, no? Diciamo tutti, non è niente, invece che diceva calma ragazzi, perché qua non si sa cosa succede, e abbiamo visto cosa è successo. Ecco, io credo che sia importante questa testimonianza, che vede coinvolti i medici, che ha visto coinvolti i piccoli comuni, perché poi qui apriremo un altro discorso un'altra volta, ha visto coinvolto tutta la provincia e tutta la regione, e devo dire che era tragico alcune volte che andavo giù in provincia non incontrare neanche una macchina, non vedere neanche una macchina. E naturalmente, essendo io andando giù in provincia forse l'ultima macchina che si muoveva, come i carabinieri o la polizia mi vedevano, mi fermavano sempre, poi magari si creava anche un rapporto, no? Dico, però ecco, è tragico non vedere la gente che si sposta per il suo vivere quotidiano. Eravamo tutti dentro casa, le foto di Urbino sono tragicamente belle, c'è una foto di un bambino che saluta da dietro una finestra, che è commovente. Ecco, io credo che abbiamo dimostrato lo spirito di noi marchigiani, la concretezza di noi marchigiani, e credo che sia una cosa importante. E quando la Romina mi ha detto che aveva intenzione di pubblicare questo libro con Tonino, io non me lo sono fatto ripetere due volte, ho detto noi ci siamo e ti sosteniamo. Grazie. Buongiorno, i ringraziamenti li hanno fatti tutti. Io volevo soffermarmi su due cose molto molto importanti. La fotografia ha reso celebre delle foto nel mondo. Abbiamo tutti in mente la foto del C, abbiamo tutti in mente la foto di Einstein quando esce con la lingua fuori. In questo libro ci sono delle foto fantastiche, sono delle frasi su cui uno se ragiona c'è veramente dentro tutto. Sono riportato, a parte il ringraziamento che ho fatto io alla fine, ma stia tranquillo, ora la facciamo dormire così potrà respirare meglio. Cioè, questo era il dramma che abbiamo subito e che è chiaramente riportato da questo bellissimo libro, che speriamo che la memoria non si perda nel tempo, perché ha dimostrato veramente quello che probabilmente tutta l'Italia, ma come diceva il Presidente, la provincia e le città coinvolte all'interno della provincia hanno saputo dimostrare. Gli operatori, come tutti sappiamo, hanno dato il massimo. Speriamo che questo ci serva, parlo con il mio direttore generale, in futuro, a far sì che l'emergenza riusciamo a controllarla in maniera migliore, perché abbiamo avuto purtroppo questo tsunami che ci ha colpito. Grazie. Sindaco? Ok. Sì, diciamo, infatti io sono qua che porto la mia personale testimonianza a nome, credo, di tutti i pazienti che purtroppo ci siamo trovati all'interno di questo virus. Io a volte faccio la battuta, mi sono sacrificato per tutti i sindaci e avrei fatto meno, però ho visto dall'altra parte, cerco di vedere il lato positivo del virus, perché mi ha fatto conoscere alcuni aspetti dell'umanità, alcuni aspetti di persone che lavorano non alla luce del sole, ma che combattono ogni giorno, soprattutto non solo il virus, anche in altre situazioni, e lo fanno veramente con tanto amore per il paziente e mettono sempre il cuore oltre l'ostacolo. E quindi io dal Covid, l'esperienza chiaramente non è un'esperienza semplice. Mi sono stato ricoverato nella struttura prima di Urbino e poi di Senigallia,
e devo dire che c'è stato comunque nel momento dal 10 al 15 di marzo, dove c'è stata un'esplosione di casi, la paura li prende sopravvento, soprattutto nei confronti di noi pazienti, perché comunque la cosa più semplice che uno fa dalla nascita, cioè respirare, comincia ad essere veramente molto molto difficile. Vedo invece che comunque c'è una macchina organizzativa delle persone, delle strutture sanitarie che obiettivamente riescono nella difficoltà, in guerra, ad assicurarti che la tua solito comunque riprenda il percorso. Chiaramente io dico, dispiace molto perché io lì a Senigallia morivano 3-4 persone tutti i giorni, e chiaramente il pensiero va a chi è che non ce l'ha fatta, però direi di soffermarci anche sulle persone che grazie a loro ci hanno permesso oggi di essere qua, grazie a loro siamo riusciti a superare questa pandemia non senza ferite, perché comunque anche mi confronto oggi con altre persone che erano con me ricoverate, perché poi siamo rimasti in contatto, c'è qualcuno la sera ha paura di addormentarsi con la paura di non respirare, perché comunque voglio dire il pensiero di chi è che l'ha vissuto veramente c'è. Vedi quel tubo dell'ossigeno come l'unica cosa che in quel momento ti può servire nella vita, ed è un frangente veramente molto 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 toccante. Quindi io da parte mia, da nome, faccio a nome questa memoria storica, anche se arriva nell'arco di un mese, come diceva prima il Presidente, in parte mi ero anche dimenticato già, nonostante l'avessi vissuta in prima persona. Infatti, rivedendo le foto, ho avuto diversi sentimenti interiori. Quindi ringrazio le strutture che comunque ci hanno aiutato, il personale, ringrazio anche coloro che hanno avuto questa bellissima iniziativa, perché soprattutto per chi l'ha vissuta, è vero che si vive due volte, ma io ritengo che non dobbiamo dimenticare soprattutto quel mese di marzo cosa succedeva all'interno degli ospedali. Grazie davvero. Vorrei chiedere al sindaco Rubino, che è collegato con noi, Maurizio Gambini, se vuole dare un contributo. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Non so se mi sentite. Ci sentiamo. Benissimo, grazie. Per un malinteso mio dovevo essere in presenza, mi hanno detto, ma comunque sono qua con piacere a dare il mio contributo per una testimonianza che dobbiamo lasciare attraverso questo volume, queste foto che veramente ricordano un momento particolare del nostro tempo, di questa battaglia che è stata combattuta senza sapere da dove veniva il nemico. Devo dire che, io l'ho detto anche nella presentazione, che questo libro rappresenta a pieno, queste foto rappresentano a pieno quello che è stato, il nostro territorio, la nostra città, nel mio caso, veramente che era un'immagine surreale che andava così portata ai posteri, perché chiaramente questo è un momento che va ricordato. Ma ricordato, soprattutto vanno ricordate, come diceva chi mi ha preceduto, le persone che hanno combattuto in prima linea questa battaglia. E come ho avuto modo di dire, è una battaglia che si combatteva contro qualcuno che non si vedeva. Il nostro Presidente, io lo ringrazio ancora per l'iniziativa che ha preso, e devo dire che cioè, un amministratore si misura anche sulla capacità di intuire cosa sta capitando, perché non è che proprio sempre se abbiamo tutto chiaro davanti agli occhi, e l'intuizione è una virtù che qualcuno ha, qualcuno un po' meno, diciamo, ecco, quindi c'è bisogno anche di questo. C'è bisogno anche in questo momento che abbiamo quasi, pensiamo di aver superato, perché prima lo dicevamo nella conferenza con i rettori delle nostre università, probabilmente la fotografia che abbiamo oggi non sarà quella che abbiamo a settembre, no? Facevamo degli esempi, e quindi anche adesso bisogna avere il coraggio di capire cosa capiterà, anche assumendosi dei rischi, perché i rischi nella vita ci sono sempre e chi fa l'amministratore se li deve assumere. Ecco, io credo che con
con, per tornare al nostro, alla motivo della conferenza, è veramente questo volume. Io ringrazio la Romina perché la vedo qui che ha proposto, no, come, questa, ha proposto questa iniziativa che io ho colto subito con le risorse che potevamo mettere, le poche risorse che potevamo mettere in opera, in campo, perché veramente ritengo che sia un'iniziativa che darà al futuro l'immagine di questo momento difficile che abbiamo vissuto. Devo dire che abbiamo avuto dei problemi grossi e la cosa più difficile, voglio chiudere con questa battuta, sarà per chi amministra la sanità, soprattutto della nostra regione, del nostro paese, e far sì che non capiti più quello che è capitato, cioè che il futuro non ci trovi impreparato. Le difficoltà servono anche a questo, come si può dire, i momenti difficili servono a crescere, e per i nostri medici, i nostri infermieri, il nostro personale della nostra sanità non deve più trovarsi nelle condizioni, diciamocelo chiaro, come si sono trovati a dover affrontare così questa emergenza senza essere tutti quanti noi. Quindi non c'è una colpa, secondo me, precisa, però forse c'è la colpa di un'organizzazione che a livello nazionale, perché poi di discussioni sono diventate a tutti i livelli, però credo che con l'intuizione che ha avuto le Marche è riuscita a contenere un'epidemia che poteva essere molto più grande. Quindi però le fotografie per chiudere sicuramente ci serviranno per ricordare questo momento, e ringrazio l'autore appunto per averle realizzate. Grazie. Grazie Maurizio, e passo a Romina Pierantoni. Allora, sicuramente ci è stato detto molto, io però parto dall'inizio, vale a dire come è nato questo libro, perché questo libro è nato dai contatti che come consigliera di parità provinciale, nonché anche di amministratore pubblico, ho avuto in quei giorni drammatici con l'Associazione Italiana Donne Medico, quindi Gabriella Frattini, ma con tutte le dottoresse che c'erano dentro, che quindi chiedevano aiuto, rispondevano a tutte le nostre richieste e quant'altro. A un certo punto c'era questa esigenza, secondo noi, di mettergli una mano sopra la spalla per dirgli ci siete, state facendo tanto. Era il periodo in cui i dottori, gli infermieri sanitari non amavano sentirsi dare degli eroi, perché tutti i giorni erano con i problemi concreti. E una telefonata di Torino Mosconi, che secondo me, oltre ad essere un bravissimo, cioè è un bravissimo fotografo, perché è un grande uomo, un uomo di quelli che ce ne vorrebbero tanti, con una grande etica dentro, con una grande semplicità. Ne conosco solo un altro, poi ve lo dirò alla fine. E il presidente della regione veramente è stata la condizione sine qua non. Con tutti gli impegni che poteva averci in quel momento, un messaggio scritto, anzi, su WhatsApp, un'ora dopo aveva la risposta con la possibilità di entrata. E a chiedergli non è che fosse un pezzo da 90, no? Era una rompiscatole, però di questo lo ringrazio tanto, perché mi ha dato fiducia, e non è sempre facile averla. Da quel momento in poi io taccio, perché la storia è stata raccontata magistralmente da un incappucciato Tonino, che tutte le volte mi diceva: io non so come riesco, sono tutto incelofanato, certe volte mi ci metto lì, no? E io gli dicevo sempre: Toni, te sei un grande, verrà fuori un capolavoro. E secondo me è venuto fuori questo capolavoro. Un capolavoro di bellissime immagini che sicuramente resteranno, ma anche di scritti toccanti. Man mano che arrivavano le testimonianze, come quella di Davide Fabrizioli come paziente, ma di dottori, infermieri, che naturalmente hanno collaborato con il libro, perché poi hanno collaborato con Tonino, l'hanno portato in giro per i reparti, e qua penso a Gabriele Lani, penso al dottore Barocci, a Brancaleone, alla dottoressa Emilia, al dottor Liverani, alla Maestrini, tutti quelli che si sono
dati veramente da fare che hanno creduto, perché nel libro, oltre che l'ospedale, ci ha raccontato, Presidente, anche le USCA, che erano appena uscite, quindi prima uscita delle USCA, pronte ad essere immagazzinate, perché era importante far vedere anche quello che succedeva nelle famiglie, no? Quindi tutto il lavoro che ci potesse essere dentro. Allora, un lavoro che quindi mette in risalto una cosa per me fondamentale, la parità. Vale a dire che nel Covid è venuto fuori che siamo tutti uguali, non esiste genere, non esiste classe sociale, non esiste razza, siamo tutti uniti, siamo stati, e io mi auguro che lo saremo ancora, perché sinceramente spero che tutto questo ci faccia capire tante cose. E forse proprio il fatto che qualcosa dovevamo cambiare, no? E anche perché sempre di più nella nostra società, e qui concludo, mancavano dei valori, quei valori belli, quell'italianità bella che è venuta fuori in questa occasione e che mi auguro poter lasciare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, con una parola piccola che valorizziamo sempre di meno, ma che dobbiamo tornare a portare alla ribalta. Quella parola che sicuramente appartiene molto al nostro Presidente della Regione, quella parola si chiama etica. E quindi grazie veramente al Presidente della Regione, a Paolini, al mio Presidente, perché la consigliera di parità provinciale ha la fortuna di essere ospitata in provincia. Io dico fortuna perché è una figura che non viene mai valorizzata, invece lui a me mi fa sentire proprio, lui è per le donne veramente, non per scherzo, ecco, nel senso sano del termine. E anche amministrativo e di importanza, che le donne si meritano, no? E quindi anche questo gesto di voler acquistare le copie per regalare ai sanitari dell'ospedale di Urbino è stato e alle donne delle pulizie, perché lui ci tiene, è stata una cosa molto importante. Quindi veramente grazie a tutti, anche a Loretta che come assessore della conciliazione tempi di vita veramente subito in 30 secondi ha capito tutto quanto. Quindi grazie anche a Romeo e alla storia. Le conclusioni lasciamo a voi. Grazie. Io devo ringraziare chiaramente quelli che hanno contribuito alla realizzazione pratica del libro, quindi a chi ha finanziato in soldoni la possibilità, anche se in primis ovviamente il Presidente della Regione, Ceriscioli, che lui prima diceva che era sorpreso dalla velocità con cui abbiamo realizzato questo libro. Io sono stato sorpreso dalla velocità con cui lui ha dato la possibilità. Cioè, non è mai capitato una cosa del genere. Effettivamente, dopo un'ora che è arrivato un messaggio, io avevo dal dottor Magnoni il numero di telefono del dottor Cani, direttore dell'ospedale, e quando sono arrivato lì mi hanno portato in giro dicendo: lo manda Magnoni, fategli fare quello che vuole. Cioè, io sono... sono andato lì dentro con un'idea di farò qualche foto agli infermieri, magari dal corridoio farò qualche foto di traverso alle stanze, e invece praticamente sono stati straordinariamente collaborativi tutti quanti, mi hanno permesso di fare un'esperienza, tra virgolette, straordinaria proprio nel documentare questo periodo. Ho sentito molti di voi che la dottoressa Storti parlava del fatto che una sorta di trasmissione di umanità la si vede dalle mani e dagli occhi. Io nel mio pezzo ho scritto proprio questo aspetto qua, il fatto che quando poi invece mi sono trovato a confrontarmi con quei momenti, gli occhi, soprattutto gli occhi delle persone che avevano questa relazione con i pazienti, infermieri, eccetera, erano coperti. Erano comunque coperti da mascherine, da visiere, ed era molto difficile vederli, quindi mancava quell'empatia di contatto fra paziente e operatore, che è fondamentale nella fotografia, proprio perché attraverso gli occhi si trasmettono questo genere di emozioni, che era quello che in partenza volevo assolutamente fare. E l'altro problema grosso che ho avuto è stato quello di sentirmi in un posto dove non dovevo essere. Perché appunto non vedendo neppure gli occhi di queste persone mi sentivo anche a disagio, mi sentivo un po' nel mezzo. Oltretutto
col fatto che utilizzavo mascherine, utilizzavo tutta l'attrezzatura che era anche carente in tutti gli ospedali, quindi mi sentivo, portavo via già delle cose a chi invece stava lottando fra la vita e la morte. E la cosa più bella in assoluto a questo proposito è stata il primo giorno quando sono tornato a casa la sera e ho aperto il computer, questa immagine, le immagini, e c'era questa infermiera nel reparto, proprio nella sala a pressione negativa della rianimazione, che faceva il suo lavoro con un paziente. Paziente che tanti di quel reparto poi non sono mai tornati a casa, di fatto. Quindi potete immaginarvi anche la tensione che c'era. E io ero lì, e chiaramente una brutta luce, tutti i riflessi, queste cose, comunque fotografavo. E poi la sera, quando l'ho aperto al computer, l'ho sistemata con i programmi che si usano oggi per fare l'editing delle immagini, il vedere a poco che aprivano gli occhi, e questa mi sorrideva. Cioè, per me è stata una cosa, un'emozione, mi ha liberato da quel senso di inadeguatezza. Da lì è partito poi tutto il resto del lavoro e la straordinaria collaborazione di tutti che mi chiamavano da questi reparti per dire: guarda, c'è il tablet al paziente che comunica con il... E quindi mi sono potuto spostare in questa frangente, ma a quel punto con la certezza che ero stato in qualche modo accettato, anzi mi ringraziavano proprio perché potessi dare testimonianza di questo loro operato. Quindi, al di là di tutto, al di là delle immagini che sono quelle che sono, è stato straordinario questa cosa, il fatto di aver potuto documentare questo tempo, i giorni. Diciamo. Bene, grazie. Grazie a voi. E come si conclude tutte le conferenze stampa, se c'è qualche domanda da parte... Allora, molto quella di collegati, non avete domande, chiedo, aspetto 20 secondi. Non minuti. Perché siamo con 20 secondi di ritardo, ieri ho detto 20 minuti. Se non ci sono domande, a breve chiudiamo la conferenza stampa. Non ci sono domande. Perfetto, ringraziamo tutti. Grazie.